13 sotto 0 a Torino. I gridi dei tifosi si congelano nell'aria come i fumetti dei giornali illustrati. I giocatori improvvisano continui compromessi tra calcio e pattinaggio. Il bravo Lusetti recupera la palla attraverso una complicata avventura sui ghiacci. Il gioco insiste sotto la rete genovese, scandito da una punteggiatura di sdruccioloni. L'equilibrio instabile fa da calamita agli sbagli. Non sbaglia però Zorzi, uno dei migliori della Sampdoria. Nella ripresa la martellante reazione juventina vede opporsi al pareggio l'obiezione di uno slittamento. Candiani fa una spaccata come un divo da caffè concerto. La Juventus ha pareggiato con Vic Palek a 10 dalla fine. Il ghiaccio è rotto intorno a Lusetti e all'ultimo minuto Magni segna il gol della vittoria.